Buonasera a tutti amiche e amici, come va? Vi ringrazio a tutte per essermi state vicino in questo momento, che di aver chiesto sempre di come stavo, le mie condizioni di salute. Per questo vi ringrazio molto e vi abbraccio. Io, come vedete, sto bene, sono un po' sbattuta perché ancora ho un po' di anemia. Questo è un intervento purtroppo che si perde molto sangue quando si sta sotto i ferri. E quindi l'anemia ci sta. E sto facendo delle cure di ferro. Spero di rimettermi in forze quanto prima e di riniziare con i miei video. Mi mancano molto i miei video, mi mancate molto voi e spero al più presto di ritornare alla mia cucina. Ora sono seduta su un divanetto davanti alle TV e così passo le mie giornate. Faccio un po' di camminata la mattina, il pomeriggio, faccio un po' di fisioterapia e vado avanti così. Io spero molto presto di togliere le stampelle e di essere autonoma. Ringrazio tutti. Il peggio è passato. Dopo 2 anni, dopo 2 lunghi anni, si sono decisi a farmi l'intervento, un pensiero tolto. Sono andata serena sotto i ferri, sono stata la prima, alle 8 di mattina mi hanno portato in sala operatoria, alle 10 e mezza ero di nuovo in camera. Non è stato un intervento facile, ma è stato un intervento piuttosto tosto, perché mi hanno spiegato bene cosa mi hanno fatto, mi hanno tagliato tutti i tendini, tutti i nervi, poi io ero sveglia ma la parte era addormentata, e sentivo tutti i rumori, sentivo il martello che mi davano addosso, sentivo la sega, sentivo il travano, sentivo tutti i rumori ma fortunatamente non il dolore. E comunque ora sto in convalescenza, ho ancora i punti. Lunedì vado a fare il prelievo del sangue per vedere appunto l'emoglobina, come sta l'anemia, e poi successivamente gli altri controlli. Devo rifare la lastra, l'anca, devo rifare un'altra visita ortopedica, ma questo più avanti. Sono controlli che si fanno dopo gli interventi. Comunque, cioè, vedete che viso sbattuto che ho, sono bianca bianca e presto mi rimetterò a forze, sto facendo una cura di ferro e niente amiche, io per ora vi saluto, questo è tutto e a più presto ci rivediamo, ok amiche, un grande bacio a tutti, un abbraccio a tutti, ciao, buona serata a tutte, ciao ciao.